come va là, Beppe? Ma insomma, con la luce ci siamo. Dici che ci siamo, mi fai guardare, io sono... Va a metterti sulla pedana! Sul pedanone. Sul pedalone. Io mi accenderò il sigarone. Mi sa, noi dobbiamo trovare una soluzione per questo. Mi ascolti? Lasciamo. Attaccate questo filo e comincia a vedere se ci siamo con altri. Io vedo bagnato qua. Tutto sul pannello. Sì, vabbè. È quello che mi basta, però, vabbè. Per scoprire te è quello che mi basta. Eppure troppo alto. Ora sì, ora sì. Allora un buono qua. Vabbè, deve abbassare il fare, perché non mangi la pedana la bagna. No. Puoi chiudere? Maronna, mi sono... Yeah. Fuori campo adesso.
Guarda a fondo, forse un piano.
brillante solitario sta percorrendo la strada. La notte, sì, sì. Non si vede più nulla. Io ho aperto solo dei suoni. Ed è uno. Via c'è stata mia, almeno visti dei passi di casa. Di nuovo ci stanno. Allora tuo padre è tu. Tuo padre. Chi è? Ok, poi ci siamo tutti in luce. Benissimo. Saltiamo senz'altro alla chiusura di questo, così porta tutto avanti. Siamo qua. Sì. Sì, l'ultima volta. Sulla strada non vedo nulla. Tutto è silenzio. Sembra una scena innocente. All'angolo il bottegaio aspetta. Paziente. Taci. La porta è chiusa, noi siamo al sicuro. Questo importa. La strada non vede nulla. Tutto è silenzio. Sembra una scena innocente. All'angolo il portegaio aspetta. Paziente. Taci. La porta è chiusa, noi siamo al sicuro. Questo importa. 2, 1. Tutto è silenzio. Sembra una scena innocente. All'angolo il bottegaio aspetta. Paziente. Taci. La porta è chiusa, noi siamo al sicuro. Questo importa.
serve, Luigi. No, tutto è silenzio, sembra una scena innocente. All'angolo il bottegaio aspetta, paziente. Taci, la porta è chiusa, noi siamo al sicuro. Questo importa. Va. Vai salvo? No, no, qui ti spiego. Lui non ha bisogno di dormire. Dai, però veloce, eh. Dove vai, Dani? Il tuo racconto è un'invenzione. Ti prego. Sì, sì. Sì, sì, presente. Dai. Racconta un'invenzione. Oh, anch'io sono un'invenzione, siamo un'invenzione, siamo inventati da una febbre di immaginazione. Vai su, resta tutto così, resta così, resta così. Qui allora è l'inganno, vai. Qui Danì. Allora è l'inganno. Qui è la verità. Ma aspetta un altro poco per. Danina, stiamo provando, non stiamo babbiando. Hai detto veloce! Ho detto aspetta le parpugne. Stiamo provando per Salvo e per Rosa in questo momento. Allora. Vabbè, hai detto veloce. Sì, io la battuta, qui allora è l'inganno. Qui allora è l'inganno. Allora, ecco, qui è la verità, le funziona un altro po', vai giù, vai giù. Vai giù io? Vai giù. Questo ci interessa. E di meno. Rimani abbracciata a me. Rimango abbracciata a te. Inventami ancora. Difesa dal male. Abbi pietà di me. Allora abbi pietà di me che sono stanca. Allora abbi pietà di me che sono stanca. Abbi tu pietà di me che sono immobile. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Abbi pietà. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Abbi pietà. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Più velocina Daniela, dobbiamo stare vigili, dai, vigili, dobbiamo stare vigili, vigili, dobbiamo stare vigili. Ecco, adesso è proprio tardi. Allora, siamo qua. Hai scelto bene la tua menzogna. Dobbiamo stare vigili. Lui non ci deve sorprendere nel sonno. Dobbiamo stare vigili. 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 Vigili. Dobbiamo.
va bene? Sì. Sì, ok. È la musica? No, ci deve essere la musica sotto, certo. No, la musica qua. Adesso la musica. Per ora è in corso la musica, certo. Non credo che tu rifacessi di nuovo tutto. Dai, tre volte. Ok? Allora, siamo pronti? Vai, dai. Madre, io sonno. Tu hai sonno. Hai scelto bene la tua menzogna. Dobbiamo stare vigili. Lui non ci deve sorprendere nel sonno. Dobbiamo stare vigili. Vai, dobbiamo stare vigili. Dobbiamo stare vigili. Dobbiamo stare vigili. Dobbiamo stare vigili. Funzionava meglio un pochettino dopo, una pagina dopo. Imparerò, imparerò di interpretare. Imparerò di vederti fino in fondo, proprio. Io ho tolto solo, come, diciamo, come cose mie, quella cosa sulla pazzia. Perché secondo me è più bello che qua. Noi siamo pazzi, eccetera, eccetera. Si parla di pazzia, ma non cioè non c'è un momento in cui si affronta, diciamo, dialetticamente in scena questo discorso. E secondo me è ancora più inquietante che venga fuori come deduzione di chi guarda. Cioè che se lo porta a casa questa cosa, piuttosto che averlo dichiarato qua. E questo è rassicurante in qualche modo, se lo diciamo qua sopra. No, il problema del tempo. No, perché sarà stato io a proporre. Professor, allora se tu hai la bontà di aspettare un altro paio d'orette, ti facciamo la propria. Che è un problema storico questo. Come no? Cioè, come vedi, queste sono due metà uguali. No, sì, questa resa, no, del passaggio della storia che. Il problema è sia antropologico, psicoanalitico, esistenziale, ma questo momento della storia che si consuma in quella stanza, la storia dell'uomo, no, attraverso quei costumi che. Però si può. Questa resa. Cioè è un momento importante anche questo. Noi l'abbiamo tradotto in immagine. In cui si leggeva lo stesso, né più né meno, quello che Ionesco aveva spiegato in quattro pagine. Immagino, cioè questa sfilata di moda, no? Questo fatto che cambia di costumi in continuazione, prima la figlia, poi il figlio, ma che qui può essere sintetizzata questa discorso. E qui piuttosto che cambio di costume diventa cambio di situazione spaziale, di attore nello spazio. Va bene? Cioè, Mario, la cifra dello spettacolo è questa. Ecco, per cui qualunque cosa che anche nel testo era bellissima, però che portava ad altre diciamo letture possibili naturalmente. C'è qualche cosa devo dire che anche con dispiacere ho dovuto sacrificare, perché ecco, sarebbe stata una cosa in qualche modo forzata, mi spiego, in questo spettacolo. Sì. Ecco. Comunque ora la vediamo nella recita. Comunque guarda, noi non ci daremo tutti fino in fondo, va bene? Perché comunque è tempo che ne faccio. No, vabbè, lo capisco, che non è possibile, altrimenti si perde. Cioè vedi, questa madre che fin dal vedi, il primo cosa non è messa a caso, vedi il primo passaggio, con Maria che guarda, che è fuori, e subito dopo il buio invece si accende la luce su questo personaggio. Sì. Per cui il sospetto è che questo personaggio è quello che lei ha visto guardando là sotto, no? Sì. Subito dopo la chiama madre. E lei risponde con una voce che evidentemente è una voce maschile, anche se chiaramente camuffata.
forza. Ecco, sono tutte queste cose per cui ad ogni istante questa problematica si ripropone senza bisogno, capisci, di sottolinearla in alcun modo. Questo, diciamo, è il senso della nostra ricerca su questo testo e in generale a teatro, ecco. Cioè, noi non teniamo mai conto, diciamo, delle didascalie dell'autore, ma questo lo fa chiunque, voglio dire. Tranne, ripeto, laddove, felice coincidenza, diciamo, coincidono, va bene, le intenzioni dell'autore con quello che sta succedendo sulla scena. Perché da un certo momento in poi neanche noi decidiamo più come andranno le cose. È già, diciamo, come si sono messe le cose che lo impongono, e noi chiaramente stiamo attenti a fare in modo che tutto abbia una sua unità formale, ecco perché di questo si tratta. Ma l'unità del formale dello spettacolo, chiaramente, va bene, è altra cosa. Non pensate di dimenticare, la sapete, di dimenticare. Perché ci vedo ogni tanto che ci accavalliamo, nessun problema. Non ti preoccupare, io ho visto che va accavallato. Come ridotto quest'uomo per te. La strada è deserta,
La bottega è a pochi passi. Io ho paura dell'inganno e sono molto stanca. Non usciremo. Il bottegaio. Ci attende. Non bisogna aprire la porta. Ho paura della luce che penetra dalla porta. Madre, è necessario aprire. E uscire fuori e percorrere la strada fino all'angolo. No. Potremmo non sentire.
ormai so distinguere anche i rumori più insignificanti. Anch'io sono abituata a conoscere questo. No, anch'io conosco questo. Ormai so distinguere anche i rumori più insignificanti. Anch'io conosco alla perfezione questa stanza. Sono abituata a distinguere i suoni, gli odori, i colori. Tutto è uguale in questa notte. Mi esaspera. Vai, vai. Non lo sentire. E se lui vivesse felice nelle immense distese assolate del sud, o nelle sconfinate nevi del nord, o dove il sole non tramonta mai in una illimitata primavera? Non capisco, ma... Se fosse in qualche parte del mondo prigioniero per un segreto delitto o per un errore diabolico o un naufrago nell'oceano senza mete? Non capisco, madre. Se avesse dimenticato la via che conduce a noi e ci avesse dimenticato e ora giacesse nella miseria e nella malattia o in balia di una potente droga? Madre, io non capisco. La bottega è sempre aperta, la strada è sempre deserta, ogni cosa è al solito posto, come sempre. Figlia, noi attenderemo fino all'ultimo tramonto, il giorno in cui tuo padre arriverà. Entrerà la luce nei miei occhi e le mie gambe si muoveranno. Insegnami a sorridere, padre, così potrò coglierlo con gioia. Dopo tanto tempo, ho dimenticato. Potremmo attendere con la porta aperta. No, tu non conosci l'inganno. Sarebbe la fine. Allora non apriremo la porta. E se tuo padre fosse morto? Madre, cosa significa? Se tuo padre fosse morto? Non capisco. Devi capire. Non capisco. Se fosse morto? Io non capisco, sono stanca. Se fosse morto, ucciso, o per una disgrazia, o perché si è tolto la vita. Non capisco, io sono stanca. Sulla strada non vedo l'inganno. Tutto è silenzio. Sembra una scena innocente. All'angolo il bottegaio aspetta. Paziente. Taci. La porta è chiusa, noi siamo al sicuro. Questo importa. E noi mangeremo a sazietà i cibi della bottega e ci disseteremo.
Siamo unite nell'attesa. Qui sono al buio, sa? L'altro, l'otto devi dare. Ecco. Tu sei la mia erede ormai. Questa mano si vede, anche se il pannello è spento? No. Ma si vede la mano che va via? Sì. Ok, tu sei la mia erede ormai. Domani me lo guardo meglio. Eppure tu non immagini le sensazioni oltre quella porta. Tu non conosci il cielo ed il mare e non hai ali per volare negli spazi infiniti oltre quella porta. Tu non senti vibrare dentro di me, nei miei ricordi. Nel mio passato c'è tutta la tua libertà. Io sono libera dentro di te. Solo dentro di me. Allora prepariamoci con accortezza alla sua venuta. Questa notte, la notte che si appresta, potrebbe fondersi nel giorno interminabile. Dobbiamo essere pronti. Siamo compagni anche questa notte. Intanto il tempo scorre. E all'improvviso non è più nostro. Oh, qua deve succedere una cosa che però dopo che mi è chiusa la gamba. Vabbè, allora. Attendiamo danzando, così non ci addormenteremo. Il bottegaio non dorme. Lui non ha bisogno di dormire. Il tuo racconto è un'invenzione. Anch'io sono un'invenzione. Tu sei un'invenzione. Siamo inventate da una fervida immaginazione. Qui! Allora è l'inganno. Qui è la verità. Andato via il pannello? Sì. Va bene, allora una parte qua, una parte qua. Dai. Ho paura. Allora no, non ti muovere. Allora sei giù, lo fatti vedere un po'. Vai. Ho paura. Rimani abbracciata a me. Rimango abbracciata a te. Inventami. Madre mia! Non sento! Madre mia! Non sento! È questa la mia voce! La lunga attesa mi ha offuscato la mente, non capisco. La mia voce è sempre la stessa. Sempre la stessa. È finito il pezzo? Sì, è finito prima del tempo. Vabbè, perché non abbiamo preso tempo qua prima? Ok, vabbè.
So essere addolorata per te, per il padre che non torna. So essere addolorata per te, per la tua disgrazia, per il padre che non torna, per la mia disgrazia. Sei dolce, figlia. Io invento quello che non conosco. È tutto così variabile, la mia mente si è offuscata. E il bottegaio all'angolo, l'immagine che svanisce. E il bottegaio all'angolo. L'immagine che svanisce nella tua mente e nella mia è il fallimento. Tutto è immobile e allo stesso tempo così variabile. La storia che ti ho raccontato con grande fatica è superflua. Enorme lo sforzo delle mie labbra se parlo. Devo prepararmi a questo incontro che attendo da tutta la vita e l'emozione potrebbe essere così intensa da impazzire. Almeno lascia che le ombre vaghino nella mia mente. Madre, non giocare. Io non capisco. Tu sei preservata dal male. Sei incontaminata perché io ti ho difesa. Abbi pietà di me. Ma non mi incontaminare. Mamma. Come va bene? Tutto semplice. Sì, cara. Io dico, tu sei preservata dal male. Sì, va bene, ok. Incontaminata. Sei incontaminata perché io ti ho difesa. Abbi pietà di me. Incontaminata. Ti ho difesa dal male. Allora abbi pietà di me, che sono stanca. Abbi tu pietà di me, che sono immobile. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Abbi pietà. Abbi pietà di me. Abbi pietà. Abbi pietà di me. Aspetta. Fallo sentire quello che vedi. Io alzo, aspetta. No, non contiamo. Io a me non ha mai avuto un piede. Allora, siamo pronti, dai. Allora? Abbi pietà di me. 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 Sì, vabbè. Dai, non posso aspettare. Dai, dai, veniamo. Abbi pietà di me. Dai. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Dani, allora io mi alzo adesso, giusto? Sì. E allora, facciamo la cosa di prima. Abbi tu pietà di me, che sono immobile. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Abbi pietà. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Abbi pietà. Abbi pietà. Abbi pietà di me. Abbi pietà di me. Abbi pietà. Abbi pietà. Abbi pietà di me. Abbi pietà. Abbi pietà. Stancabile attende nella bottega deserta.
come un eterno incantesimo. Eppure la notte è profonda in me e in te. Tu non conosci gli spazi liberi. Al di là delle pareti il giorno è pieno in noi. Bisognerebbe aprire quella porta. Allora anch'io conoscerò il giorno. No, tu non conosci l'inganno. Sarebbe la fine. Se tu non vuoi che quella porta si apra, non ci resta che attendere. Noi dobbiamo stare lontani dalla perversità del giorno. Nella notte profonda di questo luogo si cela l'inganno. Figlia, leggi il giornale. È morto, colto da razzi di follia. L'intero popolo, gli scienziati, una disgrazia improvvisa. Queste notizie non interessano, vai avanti. Le grandi potenze, la guerra nucleare, un intero popolo, la civiltà dei computer. Avanti, vai, avanti! Madre, qual è il suo nome? Forse è giovane, e giovane bello. Io non ricordo il suo nome e non so la sua età. Ne so se è vivo o morto. Come farai a riconoscerlo non appena vivo? Un altro potrebbe entrare al suo posto sotto la mia, entrarti in inganno. La luce entrerà in me. Conoscerò. Finalmente cesserò di leggere il giornale. Conservalo gelosamente fino a quel giorno. È lì che ci contiamo attimo per attimo. Potrebbe servirci nel momento della prova. Questa notte ci conteremo tante volte. L'usura del tempo arriverà. Le parole sono quasi del tutto sbiadite. Le parole ormai dopo tante letture dovresti ricordarle. Quando svanirà lo scritto, leggerai su un foglio bianco, come ora. Lo stesso modo. Il giornale è bello. Lo scritto è sbiadito. Non hai imparato a memoria. Dimentico facilmente. Non serve imparare a memoria. Stai accecando anche tu. Madre, io sono. Tu hai sonno. Hai scelto bene la tua menzogna. Dobbiamo stare vigili. Lui non ci deve sorprendere nel sonno. Dobbiamo stare vigili. Dobbiamo stare vigili. Dobbiamo stare vigili. Dobbiamo, vai Daniele, dobbiamo stare vigili, dobbiamo stare vigili, dobbiamo stare vigili, dobbiamo stare vigili. Solitario sta percorrendo la strada. La notte si insinua. Non si vede più
nulla. Io avverto solo dei suoni e dei rumori. Almeno udissi dei passi pesanti, veloci, stanchi. Allora tuo padre ritorna. Tuo padre ritorna. Chi è tuo padre? Da lungo tempo te lo descrivo. Tu lo devi immaginare. Usciamo a cercarlo. No, potrebbe venire all'improvviso e sorprenderci impreparati. Sarebbe la fine. Usciamo, madre. Io assisto ogni giorno alla rappresentazione della luce. Essa non mi appartiene. Queste mura ci separano. Tu sei fortunata. Io ti ho difesa dal giorno, ma ti ho difesa anche dalle tenebre della notte. E questa notte? Dov'è mio padre? Forse anche lui adesso è un'ombra come tante. Madre. In una notte remota scomparve. Nella notte. Madre, qual è il suo nome? Non ricordo. Almeno ricordo il suo aspetto, la sua voce. La stanchezza mi ha oscurato la mente. Come faremo a riconoscerlo non appena? Allora in me entrerà la luce e lo riconoscerà. Essa venisse di notte, come faremo a distinguere il suo volto, il profilo del suo corpo? Di notte è scomparso. Penetrerà la luce da ogni parte, la casa si illuminerà all'improvviso. Lo vedremo sorridere o piangere. Forse il suo volto sarà teso ed oscurato. Non appena busserà, finalmente mi alzerò ed aprirò. Questa luce finalmente sarà lui. Nostri, vorrei dire.